Iniziamo con 30 secondi di posa sul posto, giusto per scioglierci un pochettino e scaldarci un po', visto che questi giorni sono anche abbastanza freddi e a casa non è proprio il massimo questo tipo di allenamento. Non ho neanche la corda, purtroppo anche quella sta in palestra, ma non facciamo la lista delle cose che non ci sono, pensiamo a fare quello che si deve fare, quindi un po' di riscaldamento. Poi spinte frontali. Verso l'alto, gomiti sempre stretti, mi raccomando. Pronte, alto, pronte, alto. Mi accuccia subito. Mi accuccia. Forza. Bravo. Accuccia, ho detto io, forza. È il commendatore. Circonduzione con le braccia, 15-20 volte frontali. Sempre 10. Ok, ora vado giù, plank, braccia tese, sempre 30 secondi. Se è troppo leggero, possiamo fare una variante del plank, ovvero alziamo la gamba sinistra 2 secondi e poi cambio la destra. In tutto sempre 30 secondi di lavoro. Adesso sciogliamo un po' bacino, spalle, cane e facciamo il cobra, almeno 5 secondi. Direttamente torniamo in piedi. Che facciamo con questo elastico? Esercizio numero 1. Metto un piede sotto il centro dell'elastico, afferro in questo modo con il pollice quindi verso l'alto le cime e inizio a scaldare i bicipiti. Questo è l'esercizio di fianco. Il secondo che andremo a fare
Sono delle semplicissime alzate frontali alternate. Prima una e poi l'altra. Ok, mettiamo un secondo dell'elastico e prendiamo l'aeroncino. Faremo dei push up in due modi diversi. Il primo sarà fatto con gomiti stretti, il secondo pesa larga. Quindi ne faremo 10 stretti. Se riesci lo troviamo in petto il supporto. Dieci stretti e poi dieci. Sempre provando a toccare il supporto. Allora, sempre con l'Iron Gym, adesso vi mostrerò cosa fare attaccandolo alla porta per farci un po' di trazioni o di addominale. Vediamo un po' queste due varianti. Si aggancia perfettamente alla porta. Partiamo con delle trazioni presa stretta complete, ovviamente. Mettiamo in pressione l'Iron Gym e iniziamo con 10. Decelerazioni fatte all'Iron Gym, esecuzione ovviamente il più possibile tecnica. Purtroppo per chi è abbastanza alto come me si arriva tutto, quindi se non si intrecciano le gambe diventa difficile eseguirle correttamente. Adesso vi mostro come fare gli addominali sempre appesi all'Iron Gym. Intanto cambio la presa, vado largo e poi vi mostro l'esecuzione. Anche qui sto con le gambe dietro, porto le ginocchia al petto e scendo. Ogni volta che salgo, scendo, lo controllo. Se vedi che dondoli troppo, frena un attimo a terra con un piede. Ok, terminata la serie, torniamo a fare il lavoro sull'elastico. Facciamo delle semplicissime extra rotazioni con le braccia e le spalle. Prepariamo bene la gastro a fare lavori un po' più impegnativi. Schiena sempre in linea, gambe morbide.
fatele sempre in maniera lenta e molto tecnica. Ogni volta che aprite non portate mai troppo indietro i gomiti, altrimenti perde il senso di preparazione per la spalla e di attivazione del muscolo sottoscapolare. Quindi attenzione, poi ovviamente sono tante le varianti che si possono imparare. Io oggi ve ne mostro due. Questa che farò al palo, perché caso è un palo, questa potete farla collocando l'elastico a qualsiasi supporto, che anche magari un'inferriata piuttosto che una maniglia della porta, per fare un buon lavoro su tutta la spalla anche verso l'alto. Guarda come si fa, portate più o meno, o l'elastico più o meno all'altezza delle spalle, afferro in questo modo l'elastichino, porto i gomiti parallele al pavimento, aperto e fuori, e giro extra rotazione verso l'alto della spalla. Questo è un buon modo per recuperare magari dall'infortunio o per prevenire eventuali stress alla capsula dei rotatori. Ricordatevi di iscrivervi a WKT Fitness TV e di mettere il pollicione verso l'alto se il video vi è piaciuto. Buon fitness a tutti dal vostro personal trainer Fabrizio Ferri.